In questo videolibro, un libro cioè composto di brevi video, ogni capitolo è un video, 4, 5, 6 minuti. Ho scelto di raccontare perché e come è morto il comunismo e, contrariamente da come pensano, da come immaginavano i comunisti, la morte di un movimento, di una società, di una civiltà, non dipende dalle leggi della storia, non è scritto da nessuna parte, ma dipende dal comportamento degli esseri umani. Sono gli esseri umani che fanno nascere le civiltà, le società, i movimenti e che li fanno morire. Oggi, tra le figure responsabili della morte di questo grande movimento politico che ha cercato di trasformare il mondo rendendolo più umano e che non ci è riuscito, tra i responsabili scelgo il militante comunista, una figura basilare. E parlo non in astratto, parlo di Filippo Piccione. Filippo Piccione io lo conosco da mezzo secolo ed è un mio amico, gli voglio bene, è pieno di virtù e nello stesso tempo il fatto che mi sia amico non mi fa velo delle sue responsabilità nella morte di un grande esperimento di trasformazione. Filippo Piccione era giovanissimo un bracciante siciliano di Marsala, che grazie alla sua intraprendenza e anche grazie al Partito Comunista Italiano ha fatto di sé un cittadino, era un servo, è diventato un cittadino. Il Partito Comunista Italiano ha avuto in Italia, ma non solo, questa grande funzione di elevare la cultura, la capacità di conoscenza, di azione delle masse popolari, contadini, gli operai, sottoproletari. Quindi Filippo Piccione, grazie al Partito Comunista, partecipando alle attività politiche del partito, è cresciuto, è diventato un cittadino, ha studiato, ha cambiato lavoro, è diventato un impiegato, poi è diventato un funzionario di un ministero. E dopo questa lunga fase evolutiva è iniziata anche una fase involutiva. Perché Filippo Piccione è un militante, si comporta come un militante. Il partito è una struttura burocratica e militare. Le basi del partito sono fatte di individui obbedienti, disciplinati. E Filippo è stato disciplinato. Cambiavano i quadri, cambiavano i segretari, cambiavano le linee politiche, ma lui seguiva le direttive dei quadri, dei dirigenti e dei segretari di turno. Questa è una responsabilità grande. Sì, naturalmente. Capiscono tutti che le maggiori responsabilità di un esercito, di un'organizzazione, sta nei dirigenti. Però anche i militanti hanno una responsabilità tanto maggiore quanto invisibile. I militanti, le basi si cullano nella scarsa responsabilità e seguono le direttive, ma rendendosi complici di questa struttura e quindi mancando il vero
obiettivo storico del Partito Comunista, anche il Partito Comunista Italiano. Qual era? Ma era quello di trasformare il partito politico da una struttura burocratica militare a una struttura intellettuale e morale. Si è parlato per tanti anni in Italia, ma anche in altri paesi, di questa riforma del partito, si è parlato, ma non se ne è fatto nulla. Il partito ha divorato i propri membri ed è scomparso. Adesso il partito, da un organismo vivo, attivo, che produceva consenso, che formava e selezionava i dirigenti, eccetera, quello che il partito storicamente è dato, è diventato un gruppo di potere che contende alle organizzazioni criminali il territorio, bande. E quindi Filippo Piccione, nella situazione nuova, aderisce a una banda, la banda dei vincitori, perché, come diceva Flaiano, gli italiani corrono sempre in soccorso dei vincitori.